Benvenuti cari amici, grazie ancora per essere così numerosi alla 493esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ricordo che la 494esima conferenza di formazione militante si terrà domani alle ore 17.30, la terrà Silvio Andreucci con me e sarà dedicata a una disamina severa del pensiero di René Guénon. Oggi invece riprendiamo la conferenza di qualche giorno fa, la seconda parte, le conversazioni con Mattia Spaggiari, conversazioni che avevamo dovuto un po' interrompere anche a torto collo, data altri impegni sia miei che del relatore, nella giornata del 22 maggio. Oggi invece festa del Corpus Domini, auguriamo quindi ai nostri ascoltatori le più grandi grazie legate a questa mirabile festa cattolica. Riprendiamo queste conversazioni nella loro seconda parte, poi ci sarà sicuramente anche un proseguio anche nei mesi estivi, ma lì sarà a definirsi. E quindi riprendiamo da dove avevamo interrotto, ma cedo la parola quindi al vicereggente della CAP Mattia Spaggiari, che continua la sua narrazione della conferenza precedente, penso anche con alcune puntualizzazioni. Prego. Sì, ecco, ci terrei a fare qualche precisazione circa quanto detto la volta scorsa, per evitare, diciamo, per rispondere prima ancora che mi siano poste ad eventuali obiezioni. Per esempio, io ho parlato di modernità, però ovviamente quello che io ho chiamato modernità, quello che intendevo come modernità in senso stretto, se vogliamo, è tutto il periodo che va da Lutero, quindi dalla rivoluzione protestante, fino quantomeno al 68. Poi oggi ci sono ancora alcuni strascichi per via di quel discorso che facevamo anche l'altra volta, no? Che si può definire una data d'inizio, una data di termine, però tutti questi periodi storici in realtà sono dei processi. Quindi noi oggi risentiamo ancora abbondantemente degli strascichi della modernità in senso stretto, la modernità pienamente, baldanzosamente rivoluzionaria, se così possiamo dire. Prima di questa modernità in senso stretto c'è una premodernità, se vogliamo, una sua preparazione, una sua fase ideale, che è ovviamente l'umanesimo del Rinascimento, che si colloca in rapporto più o meno conflittuale, per si deve essere conflittuale per certi versi, è esso stesso reso possibile da certi sviluppi del basso medioevo, quindi questa premodernità umanistica rinascimentale, tre-quattrocentesca se vogliamo, tra Arca e Lutero, per dare due nomi, fino a oggi, post 68, che è il postmoderno, il terzo periodo della modernità. Ecco, la modernità in senso lato si compone di questi tre periodi, cioè, umanesimo e rinascimento, modernità in senso stretto, il periodo dell'epoca delle rivoluzioni, insomma, e poi quel periodo in cui ci troviamo ancora oggi a vivere, che è la postmodernità, va bene? Poi si parlava dei vari problemi presenti in San Tommaso, ripeto, è un autore che sostanzialmente moderato, che cerca di conciliare diciamo di smussare gli spigoli della scolastica, di renderla accettabile e in modo di vedere perfetta compatibilità e, beh, non solo compatibilità ma conseguenzialità, se vogliamo, con la tradizione della Chiesa. E il problema vero e proprio San Tommaso è che egli contempla la categoria di necessità. Ecco, la categoria di necessità viene, per esempio, totalmente stroncata da San Pier Damiani, solo due secoli prima, ed è una delle accuse che gli muove, la più grave delle accuse che gli muove il famoso Stefano Tampier, vescovo di Parigi nel 1277. E la necessità, per cui esisterebbe un ordine necessario del mondo, il che invece,
per esempio Stefano Tampie diceva, beh no, assolutamente no, Dio avrebbe potuto creare infiniti mondi diversi, avrebbe potuto creare anche un altro mondo, semplicemente ha creato questo. Potrebbero esistere infiniti mondi, ma sappiamo per rivelazione che ne esiste uno. E per rendere l'idea, se vogliamo, tagliando il discorso con l'accetta, però per capirci, a questa domanda, a questa stessa domanda, Dio può fare il male? Un protestante risponderebbe, se necessario, sì. Uno scolastico risponderebbe, no, Dio non può fare il male. Un pensatore, se vogliamo, più tradizionale, diciamo più legato alla tradizione alto medievale, fino all'undicesimo secolo, se vogliamo, quindi prescolastico, direbbe, Dio può fare il male? Sì, può farlo, ma non lo fa. Molto semplicemente. C'è un po' ancora questa idea occasionalista, ma occasionalista in senso buono, non è l'occasionalismo seicentesco. E neanche, se vogliamo, quello arabo di Al-Ghazali e successore, certo. Insomma. E questo solamente per dare qualche spunto di riflessione, se vogliamo. Ecco, quindi questo, ripeto, magari può sembrare un'inezia, però in realtà presuppone un diverso rapporto nei confronti del mondo, meno legato al dato rivelato. Cioè si va, come detto anche l'altra volta, a corrodere lo spazio della rivelazione, lo spazio della soprannatura in favore della natura. Questo, da un lato, può essere positivo, dall'altro è pericoloso, sicuramente. Ecco, San Tommaso riesce a comunque inserire tutto questo in un impianto solido, quindi gloria e onore a San Tommaso, che sicuramente è un grandissimo, se vogliamo, non il pensatore più originale di questo mondo, sicuramente un grandissimo sistematizzatore e con una capacità di sintesi straordinaria e una capacità dialettica straordinaria, questo assolutamente fuori discussione. Ecco, molti altri scolastici invece non hanno questa capacità e veramente si lasciano sedurre dalle teorie più disparate, varie e peregrine. Nella scuola di Chartres c'è di tutto, quindi anche dal lato platonico, non solo dal lato aristotelico, la scolastica combina danni ingenti, non tutta la scolastica, ma buona parte. E tant'è che comunemente si dice che il padre della scolastica che è Pietro Abelardo, e se l'albero si riconosce dei frutti, no, comunque ha dato anche dei buoni frutti, questo va detto, apprezzabili, sono nato utili. E si è detto, la società automedievale è in sé intrinsecamente cristiana. È evidente che ci sono una cultura germanica, una cultura latina, che comunque, o meglio, romana, e per certi versi greci, ci sono anche dei flussi dall'Oriente che si fanno sentire. E quindi anche qui la cristianizzazione è sicuramente un processo che raggiunge il suo apice nell'undicesimo secolo, ma quello che volevo dire è questo, che se in Oriente la società è già organizzata prima dell'arrivo del cristianesimo, il cristianesimo rimane una patina esteriore, la ciliegina sulla torta, direbbe qualcuno oggi, invece no, diventa l'elemento fondante in Occidente, l'elemento sostanziale, è sostanza e non accidente ad ovest. Ultima cosa, io ho usato le categorie di barocco e di romanticismo, ovviamente nel senso più ampio del termine, nella scorsa conferenza. Ovviamente ho considerato anche Tasso un autore barocco, il che è assolutamente discutibile, appunto non lo è se si considera il barocco nella sua accezione più ampia, così come anche il romanticismo. È ovvio, prendiamo anche i tre partiti della disputa sulla lingua d'inizio 800, i puristi, i classicisti e i romantici. Ovvio, noi abbiamo considerato tutti questi tre movimenti nella loro declinazione
prima ottocentesca, fondamentalmente romantici, perché c'è una base comune di romanticismo a tutti e tre, un po' meno ai classicisti, ma sicuramente sia i puristi sia i romantici hanno una, sia i puristi sia i romantici in senso stretto hanno una comune base romantica in senso lato, già la volontà non solamente di rifarsi ad una tradizione ma di recuperare una purezza originaria. Beh, questo è il comune obiettivo dei puristi e dei romantici, raggiunto per strade diverse, però insomma, questa palingenesi, questo tentativo palingenetico è sostanzialmente artistico, sostanzialmente non voglio dire estetico, però sentimentale in senso kantiano del termine, quindi conoscitivo, non semplice, ciò che perché non semplicemente ciò che ci ditta dentro, insomma. No, in questo senso c'è una fortissima speculazione per in genetica a livello sentimentale sia nel purismo sia nel romanticismo, e per questo l'uno e l'altro io li considero romanticismo in senso lato, non in senso stretto. Bene, queste erano le precisazioni che volevo fare. Poi so che può aver destato qualche perplessità la mia affermazione sul Concilio Vaticano II, che voleva anche essere uno spunto di riflessione, magari. So che a proposito il signor Servoso voleva appunto... No, non è che non ho queste lezioni hanno una ricchezza e sono uno stimolo profondo per tutti noi. Quindi non credo affatto di dover puntualizzare ciò che è ovvio. È ovvio che da un punto di vista del cattolicesimo integrale o tradizionalisticamente inteso nel senso più profondo del termine, il Concilio Vaticano II è sicuramente una, come minimo, una grandissima occasione perduta, nel senso che dal nostro punto di vista che il Concilio Vaticano II avrebbe dovuto essere il coronamento di un percorso di approfondimento anche integristico della verità già iniziato con sotto i pontificati di Gregorio XVI e di Pio IX, come approfondimento di reazione anche alle rivoluzioni. Diciamo che genericamente inteso è non solo un fallimento, ma che potrebbe essere anche da un punto di vista pratico. Ogni opera in fondo umana può avere i suoi fallimenti, ma proprio un vulnus che in un certo senso separa ciò che è prima e ciò che è dopo. Io credo, lo dico sinceramente, che il Vaticano II sia anche, al di là della una catastrofe, una specie di Shoah, un tentativo di Shoah del cattolicesimo, sia però anche una grande occasione per ripensare ciò che prima non andava, o era debole, o era fragile, del cattolicesimo. E questo secondo me nel nostro mondo manca completamente. Siamo molto presi a combattere il nemico deflagrante che parla dai giornali, dalle televisioni, dai media, e abbiamo un moto molto reattivo. Quelli sono modernisti, quelli sono Bergoglio dice questo, quell'altro dice quell'altro, ma non abbiamo forse neanche materialmente il tempo di pensare che cosa dovrebbe essere il cattolicesimo nel XXI secolo. Tendiamo molto a appunto ripetere il già noto, perché il già noto per definizione è sicuro, securus, no? Già probatus è stato utilizzato e andava bene. Certamente oggi ci sono alcune cose che probabilmente devono essere rimodulate, ripensate, e non prendete questo ovviamente come un aggiornamento roncaliano, ma al massimo come un aggiornamento cattolico integrale della nostra battaglia. Quali siano queste cose, come si debba rimodulare oggi il cattolicesimo per essere cattolicesimo, è questione di dibattito, perché comunque la si voglia pensare, sia che sia in un modo, l'autorità vivente, ammesso che vi sia, non ci aiuta. Perché le autorità, con o senza le virgolette, scegliete voi, hanno altro a cui pensare, parteggiano a un altro progetto, che non è il nostro. Per cui i cattolici, che restano fedeli alla tradizione, se vogliamo, all'integralità, hanno anche il dovere di interrogarsi su cosa dovrebbe essere il cattolicesimo integrale oggi, che non è soltanto il sillabo, la quanta cura
la Pascendi e tutto il resto, che vanno benissimo, che vanno benissimo e sono sacrosante e super sacrosante, ma anche attraverso l'analisi di quello che è avvenuto. Non è che tutto quello che è avvenuto perché i cattivi hanno sono impadroniti della locanda e hanno preso in mano le redini del gioco, perché l'uomo nero è arrivato nella notte e ci ha rubato la fede. È vero anche questo, però l'uomo nero non avrebbe rubato la fede se non ci fossero anche delle condizioni che lo favorivano. No, prego Mattia, di pure. No, era una sciocchezza, ma non troppo. L'uomo nero non viene solo di notte, ma viene anche sui balconi a rubarci la fede. Ah, quello sì. Ma quella è una questione anche sociologica. Questo è ovvio, che il cattolicismo per definizione anche sta diventando minoranza, non solo per la questione dottrinale, ma anche per una questione, mi si passi l'espressione, etnico-sociale. È evidente, anche se ovviamente non è che tutti quelli sui balconi debbano essere necessariamente non cattolici, no, però è ovvio che... È una battuta. No, comunque, ovviamente dietro c'è un progetto... ben preciso di laicizzazione, mondializzazione. Mi interessa la posizione di Spaggiari non tanto per eventualmente una sua minore passione critica verso il Vaticano II, ma perché è la dimostrazione di come un certo filone cattolico, che non è propriamente quello leoniantomista che abbiamo conosciuto e che fa parte integrante, ma anche un filone anche e ha delle colorature diverse, possa contribuire appunto a ripresentare il cattolicesimo oggi, agli uomini di oggi. No? Il Concilio Vaticano II, come dico sempre io, avrebbe avuto ragione se avesse presentato un aggiornamento fedele del cattolicesimo. Io dico, ad esempio, molti vescovi chiedevano il potenziamento del controllo delle autorità centrali su tutti i cattolici proprio per avere una maggiore monoliticità di fronte alle forze della sovversione. Lo chiedeva De Castromaier nelle sue lettere, lo dicevano altri vescovi latinoamericani. Creare una maggiore centralizzazione anche attorno alla figura del Papa. Tutto questo, dal mio punto di vista, è sacrosanto. Peccato che, per una sorta di nemesi, dalla rocca in questo caso occupata o detenuta, sia venuto questa fonte. Però adesso non voglio ulteriormente, nel senso, sono sicuro che poi nel proseguo approfondiremo ulteriormente, però volevo dirlo così, pro forma, non vorrei togliere nessun modo la... per cui la domanda che faccio a Mattia nella parte finale della nostra conferenza, perché mancano ormai pochi minuti, ma siccome so che il gradimento è stato tanto, un quarto d'ora, ecco, sì. Ma per la tua prosa un quarto d'ora è poco. Dicevo, mi domandavo ad esempio la grande ricchezza di un certo pensiero ottocentesco, cosa potrebbe dare oggi ai cattolici per combattere la buona battaglia. So che è una domanda magari un po' improvvisata, un po' così, cioè io trovo molto questa profondità anche di passione conoscitiva, questa anche immediatezza conoscitiva e questa profondità anche mistico-sensibile nel tuo parlare che mi fa molto, mi interessa molto, per cui mi domandavo se quali secondo te potrebbero essere i lasciti positivi che il miglior pensiero ottocentesco, quello che interessa soprattutto te, voglio dire, potrebbe dare agli uomini di oggi. Allora, innanzitutto tengo questa domanda per ultima, se così posso dire, perché volevo fare un paio certo, di interventi certo. sul discorso che è appena stato proposto, appunto. Ma per quanto riguarda il concilio, io non sono di quelli che, insomma, va diciamo a rimestare in continuazione queste zolle che ormai l'aratro ha diciamo abbastanza sollevato, fin troppo insomma, ho sollevato fin troppo e, quindi direi
non bisogna cadere nella trappola della piena continuità, perché sicuramente è un punto di svolta la storia della Chiesa, e, ma neanche della, insomma, totale discontinuità. Bene o male, è un concilio della Chiesa Cattolica, un concilio ecumenico valido, va riconosciuto, sicuramente ha anche, diciamo, mette in luce certi elementi che possono giovare alla fede, insomma, sono, possono essere in linea con la tradizione, se letti in un certo modo, perché poi le letture eterodosse sono fioccate in questi ultimi 50 anni, però se letto correttamente, diciamo, dà certi spunti notevoli, sicuramente una maggiore attenzione verso, verso anche l'aspetto più concreto, esistenziale, se vogliamo, della, della fede, che, insomma, non è esattamente la, la, il primo dei miei pensieri personalmente, però, insomma, serve anch'esso. Dopo tutto, Cristo non è rimasto un'idea astratta nei cieli, ma si è fatto uomo, no? Quindi c'è anche questo aspetto da considerare. Poi è ovvio che io personalmente pongo questa ultima fase, questa terza fase della modernità nello stesso rapporto che la scolastica, detto, o meglio il basso medioevo in generale, ha rispetto al resto del medioevo. Cioè questo rapporto un po' controverso, da un lato di non tradimento, ma sicuramente di messa in discussione. Lo stesso problema lo si affronta al contrario, dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso, partendo dalla Chiesa e non partendo da Dio. Stessa cosa, siamo popolo in cammino, sì, siamo popolo in cammino, è vero, e non città di Dio, no, siamo anche città di Dio, dipende da come la si guarda, la Gerusalemme celeste, la città perfetta, la società perfetta, eccetera, eccetera. Bene, sì, sicuramente, ovvio, lo siamo se lo guardiamo dall'alto verso il basso. Si può anche guardare dal basso verso l'alto. Le due visioni ci vogliono entrambe. Quindi c'è questa esatta corrispondenza. È evidente che da un lato si parla di instaurazione della società cristiana, basso medioevo, anche a livello estetico, anche a livello più, diciamo, esistenziale, vissuto, quotidiano. Bene, questo è. E dall'altro si tratta invece di spunti di resistenza contro la rivoluzione. E quindi la cosa si fa più grave, perché, insomma, la modernità, anche dal, dal lato cattolico, non è medioevo. O meglio, il cattolicesimo in epoca moderna non è certamente quello dell'epoca medievale, e quindi si tratta di risposta, si tratta di resistenza in questo caso, da 500 anni a questa parte, perlomeno. E quindi Sì, sicuramente. Quella, la Chiesa dal Vaticano II esce con una voce decisamente più debole, una voce diversa, che serve anch'essa se non si dimentica, se non si dimenticano gli accenti dei, dei secoli precedenti, insomma, gli accenti con cui essa aveva risposto alla rivoluzione, dai tempi della Controriforma all'altro ieri, insomma. Quindi è una serie di, è un modo diverso di leggere, sicuramente. Poi se ci soffermiamo sul singolo dato storico, sul fatto, la storia fattuale o evenienziale, non otteniamo nulla. Bisogna avere una lettura storica di ampio respiro, e allora si riescono a mettere in luce i significati profondi che, e gli spunti che il Concilio Vaticano II stesso ci può dare, perché bene o male questo concilio c'è e bisogna prenderne atto, insomma, e applicarlo in maniera coerente, ovviamente. Ecco, quindi purtroppo non è stato fatto così, è ovvio, l'ho detto anche prima. Scolastica, c'è San Tommaso, sì, che comunque è un pensatore sempre sul crinale dell'ortodossia. E poi c'è anche tanta scolastica deteriore, c'è un'infinità di eretici, no? Veramente viene scoperchiato un vaso di Pandora. Allo stesso modo, anche il Vaticano II ha scoperchiato un vaso di Pandora ancora peggiore. Oggi ci troviamo in una
crisi della Chiesa senza precedenti, ma se guardiamo la Chiesa del 400, il 400 è un'epoca che a me piace molto personalmente, però a livello di moralità dell'istituzione ecclesiastica, se non altro, perché di questo si parlava, è un periodo abbastanza scadente. Cioè, Lutero c'è stato perché la gente era giustamente scandalizzata. È la risposta sbagliata a un problema effettivamente sussistente. Come dicevo anche prima, esisteva un problema prima del Vaticano II? Sì, non era tutto rose e fiori, c'erano già da diversi anni dei problemi insieme alla Chiesa, d'accordo? Si è risposto nel modo corretto, si è risposto in modo sbagliato, si è risposto diciamo in un modo provvidenziale e anche utile, secondo me, se si legge la macrostoria, che però a livello di microstoria nell'immediato ci ha dato tanti effetti collaterali, così come la scolastica è stata veramente un po' la nemesi del Medioevo, il basso Medioevo in generale, il gotico. Croce delizia, così come qualsiasi vertice, qualsiasi completamento, qualsiasi perfezione, appunto nel senso di completamento, compimento, in quanto deve necessariamente fare i conti con la terra, con il mondo, deve relazionarsi col mondo e non rimanere sospeso nei cieli, e beh, a parte il caso di nostro Signore Gesù Cristo, è sempre problematico. Da un lato abbiamo la corruzione, che è inaccettabile, e dall'altro abbiamo l'errore, l'ipercorrettismo del rivoluzionario, che è apparentemente inaccettabile. E però c'è la via di Cristo, c'è la via della Chiesa, che ci permette di realizzare questa sintesi miracolosa, sintesi a priori e non a posteriori, altrimenti ricadiamo nel legalismo. Ma questa è un'altra storia, insomma. Vuoi come dico brevemente l'ultima domanda? Che sì, che... certamente, l'Ottocento. Io non amo molto un certo Ottocento, questo sì, non solo quello, ho anche altri interessi, però, come dicevo prima, il romanticismo, secondo me, è fondamentale. Il romanticismo nel senso più ampio, e nel senso migliore, è sicuramente purismo. Perché il purismo è quella corrente del romanticismo che mira a riconoscere, meglio, che mira a ritornare alla corretta autorità, alla giusta autorità, e non ad una verità pura e semplice, individuata e circoscritta grazie alle sole forze del nostro intelletto. Purismo a livello linguistico, a livello artistico, a livello letterario, a tutti i livelli, insomma, musicale anche, per certi versi. Purismo ottocentesco, non quello novecentesco, che è un'altra cosa. Quindi, che cosa si tratta di fare? Si tratta di chiudere il cerchio. È ovvio che noi non possiamo tollerare la corruzione e anche gli errori del momento presente, ma come possiamo risolvere questo problema? Se non c'è stato tramandato quello che è stato tramandato in passato ai nostri antenati, ai nostri avi, o se la tradizione, quello che rimane della tradizione, è in maniera ormai intollerabile, a livelli ormai quasi inverosimili, corrotta, degradata, scandalosa per certi versi, scandalosa, una realtà fatta di vizio e di corruzione. Ecco, bene, se questo è il nostro retaggio, evidentemente le strade sono due: o cerchiamo noi la verità e cadiamo inevitabilmente nell'errore, vedi se del vacantismo, per fare una polemica con gli astanti, oppure no, ci dobbiamo rivolgere alla giusta autorità. E dal momento che la Chiesa non è solamente la Chiesa di oggi, la Chiesa qui presente, ma la Chiesa di ogni tempo, perché i sudditi del Signore nella Gerusalemme celeste non sono di una sola epoca, ma appartengono a tutta quanta la storia, e sono i salvati di tutte le epoche. Poi è ovvio che prima di Cristo i salvati non saranno stati tantissimi, anzi direi molto pochi, però insomma. Ecco,
Allora noi potremo trovare, rintracciare la corretta autorità, anche rifacendoci a quel patrimonio che oggi noi ci dobbiamo andare a cercare, evidentemente, ma che dobbiamo vivere. Non dobbiamo avere, e questo è un altro aspetto fondamentale del buon romanticismo, non separare la vita e l'arte, il pensiero, la teoria, no, deve essere un tutt'uno. Noi dobbiamo andare a cercare l'autorità e applicarla alla nostra vita. Che cosa può voler dire questo a noi oggi? D'accordo, bellissimo. Sì, se fossero i tempi, che so io, del sillabo o quello che è. Bene, non sono i tempi del sillabo. E quindi è inutile. A che cosa serve la rievocazione storica? A che cosa serve, non so, la sfilata in costume con con i giapponesi in maglietta che fotografano? A nulla, a nulla. Dove sta l'incanto, che è il fondamento di qualsiasi opera d'arte? Non c'è, è negato. Ecco, bene, allora, da una parte bisogna tutelare il totalmente altro, il totalmente altro della, che è il tesoro inestimabile che noi andiamo cercando, quello che il nostro cuore pretende, e dall'altro dobbiamo portarlo nei nostri cuori attuali, oggi. Quindi, alla luce del momento presente, o meglio, no, ho sbagliato, alla luce della verità immutabile, come deve essere il presente? Questo presente, come deve essere? Questo è quello che ci dobbiamo chiedere, ed è questa la risposta a cui il romanticismo può dare una... ed è questa la necessità a cui il romanticismo può dare una risposta, non tanto quel romanticismo quanto un nuovo movimento che sia conseguenziale con quello che è stato il romanticismo, quello che è stato il barocco e quello che è stato anche diciamo, non voglio dire il medioevo nella sua globalità, ma il medioevo positivo, nel senso quello che pone e non quello che contrappone. Quello che pone la società cristiana, quello che pone la città di Dio sulla terra, e non quello che invece la demolisce lentamente e in maniera più o meno surrettizia o fragorosa. Quindi, in sostanza, anche l'anelito verso l'assoluto, il non fermarsi al dato concreto, all'oggi, al compromesso con il mondo, al compromesso con questo stupido esistenzialismo che ci porta a dire: ah sì, noi non riusciamo a, come anche la, sì, c'è anche l'altro giorno, la dell'etica dell'illuminismo di Adorno e Horkheimer. Sì, d'accordo, la modernità ha fallito, e allora quali valori vi contrapponiamo? L'assenza di valori? Tutto lecito, tutto consentito? No, non è vero che tutto consentito. Questa è la postmodernità deteriore, è la postmodernità di Satana. Ecco, bene, noi dobbiamo invece rispondere cattolicamente a questo interrogativo della postmodernità. Bene, la modernità ha fallito, la modernità positiva ha fallito. Allora, non rinchiudiamoci in una modernità negativa, continuiamo ad abbatterla questa modernità con gli strumenti che tutta la storia, tutta quanta la storia, e soprattutto Dio nella storia, ci ha messo a disposizione. Quindi facciamo valere questa storia nel presente, tutta quanta la storia, e approdiamo dunque ad un eclettismo che paradossalmente abbia come punto cardinale, come cardine e come asse valoriale proprio l'assoluto, proprio ciò che è fuori dal tempo, oltre il tempo se vogliamo. Quindi, la verità rivelata, come si è incarnata nella storia? Chiediamocelo e facciamolo incarnare anche oggi. Restituiamo i valori ad un mondo che pare essersi dimenticati nel passato o in un futuro che oggi come oggi appare sempre più confuso e fumoso. Ho finito. Ringrazio molto Mattia Spaziale, mi verrebbero molte domande anche da un sedimentantista, ma anche soprattutto da appassionato e attento ascoltatore di questi discorsi, ma le faremo nella prossima conferenza.
sempre del medesimo, col medesimo stile dialogico che avete sentito in queste conferenze. Quella che avete ascoltato era la 493esima conferenza di formazione militante a cura della comunità antagonista padana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La prossima conferenza, la 494esima, sarà domani, 1 giugno, alle ore 17.30. Grazie ancora di averci ascoltato e il mio saluto più cordiale e ancora rinnovo gli auguri per la festa del Corpus Domini. Grazie ancora.